Molto bene, allora Domenico, che valore aggiunto porti nel racconto questo pomeriggio della vita professionale di Umberto Balsamo? Allora, buon pomeriggio Umberto. La sua strada professionale spesso si è incrociata con strade di grandissimi professionisti. Ha avuto veramente l'onore e il piacere di poter lavorare con grandi personalità della musica e dello spettacolo in generale. Io ho selezionato tre di questi fuoriclasse che possiamo vedere tutti insieme e li faccio vedere: il grande Pippo Baudo, Mina e Domenico Modugno. Vorrei chiederle una cosa: ne può scegliere uno tra questi e raccontarci in che modo le vostre strade si sono incrociate? Modugno. Come mai? Anche se ho avuto il piacere di conoscerli tutti e tre. Modugno perché è stato il mio mito quando ero ragazzo proprio, ero a Catania e io lo vedevo come veramente come un parente, uno di famiglia, e quando l'ho incontrato sono diventato, madonna mia, ero veramente, aveva una personalità quest'uomo pazzesca, tipo, come i gatti con i topi. Dove l'hai incontrato la prima volta Modugno? In uno studio televisivo. No, radiofonico, abbiamo fatto una trasmissione assieme e veramente era un uomo pazzesco, aveva una forza, era magnetico. E quindi cioè, io ero un dilettante veramente e lui era il grande. Quindi succede anche a me di emozionarmi davanti a un grande artista. Quanti anni avevi quando l'hai conosciuto? Credo un 30 anni, ma quello del genere, sì. Io l'ho studiato a lui. E per me lui rimane veramente il cantautore principe, perché quello che ha scritto lui, mai nessuno, nei brani vecchi, tipo Strada Anfosa, ha scritto dei brani di una semplicità, che quando dico semplicità vuol dire genialità, che nessuno ha fatto. Lui aveva questa forza dentro, guarda, sono emozionato. Se parlo di lui io mi emoziono e non vorrei dire tanto. Qual è la canzone di Modugno che quando la riascolti ti lascia senza fiato? Allora, c'è un brano di Modugno che poca gente conoscono. Io, difatti, ho conosciuto lui. C'era un film degli anni 50, fine anni 50, che era, si intitolava Europa di notte. E si vede, alla fine del film, si vede Modugno che scende dalle scale qui a Roma. E il brano si chiama Sole, 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 Sole. Rita per casa, trase, ogni cosa più pulita si fa. Cioè, quando esce fuori il sole, si illumina e anche una cosa sporca diventa pulita. È bellissimo. Il testo era di Pazzaglia ed è un brano di una bellezza, poesie pure. Ecco, questo è Sei un grande narratore. Umberto, senti.